Un cordiale saluto ai telespettatori di Telerama, ma anche di Telesalento che ci seguono nelle repliche, per una nuova puntata di Controvento. Oggi vogliamo tornare a parlare dell'approdo a Melendugno, anzi proprio a Sanfoca, della TAP, della condotta del gas, per le tante polemiche che si sono registrate ultimamente, gli scontri, la differenza di opinioni, ma anche la campagna elettorale che ovviamente sta riscaldando finalmente forse questo tema. Visto che i problemi li affrontiamo sempre quando è troppo tardi, non nella fase di programmazione sulla carta, ma quando già le opere si stanno realizzando. Cercheremo di capire cosa sta succedendo e cosa accadrà, quali sono le posizioni dei partiti, con i nostri autorevoli ospiti, il responsabile dirigente di Liberi Uguali, Sandro Frisullo, già vicepresidente della Regione Puglia, il sindaco di Melendugno, Marco Poti, il dirigente del PD, Andrea Russo, e il dirigente di Forza Italia, Giovanni Zecca, già sindaco di Leverano. Parliamo della TAP e non degli altri gasdotti, perché non è l'unico gasdotto che approverà nel nostro territorio, che approderà nel nostro territorio, perché ci sono, insomma, le notizie le conosciamo tutti sulla stampa, molto, molto forti. Che cosa sta succedendo, Sandro Frisullo, intorno a TAP? Perché tutta questa... questo scontro, questa guerra, anche i tafferugli con i manifestanti, era un'opera che si poteva programmare meglio con un coinvolgimento della popolazione, responsabilità del governo, della regione, del comune di Melendugno, di noi giornalisti, che però devo dire di TAP ne parliamo già dal 2010. Io ricordo un talk in cui una telefonata di un telespettatore lanciava l'allarme sull'iter che stava procedendo, ignorato un po' dalla stampa e dai giornalisti in quel periodo. E da allora, insomma, se ne è tornato a parlare con una certa frequenza. Qual è il cortocircuito? Come vede lei questo bubbone che è scoppiato nel Salento, che però sta dando risvolti anche a livello nazionale e internazionale, ovviamente? Guardi, io ho seguito la materia 10 anni fa, diciamo, avevo la responsabilità del settore, quindi insieme al collega dell'ambiente abbiamo definito un'impostazione più strategica sui temi dell'energia, ambientale e dell'energia, e dentro la pianificazione che avevamo definito, noi avevamo scelto di scoraggiare le fonti fossili, penso al carbone soprattutto, all'utilizzo dell'olio per le centrali, e avevamo puntato invece a incentivare in modo netto le rinnovabili. Sulla base di questa impostazione avevamo detto no al rigassificatore a Brindisi, anche perché avevano scelto un sito nel porto di Brindisi, per noi incompatibile, no al rigassificatore di Taranto. Avevamo aperto un negoziato con l'Enel per la centrale a carbone, nel senso di puntare alla riduzione dell'utilizzo del o carbone alla conversione al gas. a cerano. No, intanto puntavamo 10 anni fa a ridurre consistentemente, almeno del 10-15%, il carbone a cerano, e avevamo detto invece dei sì, le rinnovabili, appunto con gli incentivi, eccetera, e avevamo detto anche sì ai gasdotti, tra i quali appunto c'era questo della TAP. Quindi avevamo fatto una scelta di equilibrio anche fra i territori, uno da far approdare a Lecce, Otranto, Poseidon, il GIP Poseidon, e l'altro all'Endinuso, nel Brindisino. Questa scelta fu definita dentro un percorso di concertazione territoriale. All'epoca ne parlammo con Mennitti, con Enrico, con i comuni del Brindisino, ed eravamo giunti a un accordo sostanziale, sostanziale. Non si diede luogo a provvedimenti formali, ma c'era un accordo sostanziale per Come l'Endinuso. si arriva Tant'è, alla spiaggia di Sanfoca? beh, questo francamente lo deve chiedere a chi è subentrato, perché io poi nel 2009 mi dimisi.
e il dossier passò nelle mani di chi assunse la responsabilità dell'assessorato. Ma non c'è dubbio che fino a quella data, finché io ho avuto la responsabilità del settore, l'approdo era lendinuso. San Foca non se ne è parlato mai in nessun luogo, in nessuna sede, in nessuna circostanza. Lendinuso era la scelta più opportuna, non solo per l'equilibrio fra il pezzo di costa più salentino a sud del Salento e quello centrale, ma anche perché Lendinuso presentava le caratteristiche di conformità ambientale che erano idonee a quell'approdo. Quindi cosa è accaduto dopo, francamente io non glielo so dire, ma concludo nell'affermare che le responsabilità sono certamente di soggetti diversi, ma il punto che io debbo segnalare è il venir meno di una funzione politica istituzionale di coordinamento e di direzione, di concertazione con i territori. Sorprende anche me che dopo 2-3 anni a un certo punto emerga dal nulla San Foca, ed è per questo che la mia critica è molto netta sulle responsabilità di chi ha esercitato a livello generale e locale la funzione di governo. Ci torniamo subito, finiamo un giro di interventi iniziali. Sindaco Poti, che succede a un certo punto? Lei si trova sindaco con questo bubbone del gasdotto sulla spiaggia di San Foca. Allora, dal punto di vista ormai storico, discutiamo noi, che l'epoca di cui parla Sandro Fisullo è il 2008, anche precedentemente forse, 2007, 2008, rispetto a queste 2009, iniziative, stiamo parlando di 12 anni fa, oggi rispetto a 12 anni fa è cambiato il mondo, sono cambiate dal punto di vista ambientale le sensibilità, sono cambiate nel mondo la tecnologia, lo sviluppo delle cosiddette rinnovabili. Io ripeto, in 12 anni è come se fossero trascorsi 50 anni in questo settore. E forse quando si sono impostati i programmi della Regione Puglia in quel periodo, insieme immagino al governo nazionale, si ragionava nel 2006 con un'ottica diversa. Quello che... Cioè sembrava una risorsa questo stabilimento. Il gas... una risorsa per i posti di lavoro, per la ricchezza del territorio, per gli investimenti. Lo ha detto Sandro Fisullo, il gas, fonte fossile, inquinante, al pari del carbone e del petrolio, forse di meno in maniera diretta, ma come dice il consulente di Obama che è venuto a Bari qualche mese fa, 23 o 25 volte più clima alterante del carbone, il gas, allora appariva una fonte fossile sostenibile, almeno per un periodo di transizione. O comunque più del carbone. Adesso il progetto del gasdotto TAP, che oggi sta iniziando a operare in un contesto di dubbia legittimità, come afferma il Comune di Melendugno e la Regione Puglia, ho qui le note arrivate stamattina, entrerà in funzione, forse, io spero mai, ma secondo i proponenti, nel 2020. Io dico non ce la faranno nel 2020, io spero che non sia mai. Vuol dire che arriveranno a trasportare forse un metro cubo di gas a distanza di dal 2005 al 2020, sono 15 diciamo anni, 17 anni dopo. 17 anni dopo da quando qualcuno lo ha pensato magari in un contesto mondiale e globale completamente differente. Per cui insistere ancora oggi con un'infrastruttura energetica che deve fornire e funzionare per i prossimi 25-30 anni e ancora non averla costruita, secondo me è un progetto
già vecchio oggi che lo stanno possiamo dire che all'epoca iniziando. I dirigenti politici, il sindaco di Melendugno, i cittadini potevano immaginare che questo fosse una risorsa economica, allora io vengo adesso alla seconda domanda. Investimento, posti di lavoro e non un problema adesso all'epoca. Vengo alla sua seconda sua domanda per farmi completare. Anche Cerano all'epoca sembrava una ricchezza per il territorio, posti di lavoro, benessere. Poi abbiamo visto che cosa ha combinato dal punto di vista sanitario, agricolo, economico, ha distrutto, diciamo, un territorio. E ancora sta continuando a farlo. C'era una diversa sensibilità e una diversa opinione. Sicuramente oggi c'è una sensibilità diversa rispetto ai tempi in cui fu pensata Cerano e realizzata Cerano, anche se ricordo, io ero piccolo, che anche allora ci fu una fortissima opposizione, un referendum con il 95% di contrari. Fu inascoltato dalla politica, certo. E forse allora i cittadini avevano visto in maniera più lungimirante e più matura della politica di allora, però io ero minorenne, quindi non posso parlare. Organizzammo un referendum e ci fu un plebiscito contro. Quindi allora politica... Ricordo il forte impegno del presidente della provincia Giacinto Urso, del vice sindaco di Lecce Fabio Valenti, del sindaco di Lecce che era un pneumologo, lo scomparso professore Augusto Medica. Il referendum, i cittadini dissero no a Cerano, ma Cerano fu è arrivata. Veniamo invece alla tappa a Melendugno. Anche i partiti politici, che io all'epoca avevo la funzione di direzione del PC, ci fu una mobilitazione fortissima anche da parte generale. Dei partiti e noi votammo contro e facemmo votare contro. Purtroppo, diciamo, i cittadini non furono ascoltati. No, la storia a volte torniamo alla TAP. Ci potrebbe dare dei giusti consigli, proprio con la vicenda Cerano. Quindi pensate, nel 2003 fu anche indagato il sito di San Foca da TAP stessa, certo. E a detta di ingegneri pugliesi intervistati in una televisione nazionale, la 7, un ingegnere, non ricordo il nome, dichiarò: tra i vari approdi quello di San Foca fu scartato perché dal punto di vista ambientale il più impattante di tutti, a detta di un consulente di TAP. Ritorna nel 2010-11, non ricordo male, a San Foca, sito diciamo esplorato nel 2003-2004, in anni diciamo precedenti, perché l'endinuso salta. Io apprendo della questione dell'endinuso quando Sandro Fisullo, appena eletto sindaco, sarò stato sei mesi dopo, un anno dopo, inizio 2013, viene a trovarmi e mi racconta quello che vi ho appena detto in televisione. Finché c'ero io in regione, era tutto deciso sull'endinuso, compreso i proprietari dei terreni in cui erano interessati, tutto. Poi arriva Melendugno, io apprendo della questione Melendugno intorno all'inizio, fine 2011, inizio 2012, quando c'è un dibattito pubblico con associazioni che nel frattempo avevano preso le carte, cittadini, consiglieri comunali, c'erano anche altri comuni, e si inizia a studiare questo progetto. Chi mi aveva preceduto come sindaco, che era stato anche consigliere regionale, parlo di Vittorio Potì, quando vennero a chiedere: sindaco, cosa ne pensa di questo progetto? Io non ero presente, ma quello che mi raccontano i consiglieri dell'epoca, le persone che hanno vissuto quella fase, il sindaco Vittorio Potì disse: vediamo di cosa si tratta, voglio capire di cosa si tratta, i posti di lavoro, l'impatto ambientale, l'inquinamento. Io non penso che un sindaco anche di grandissima esperienza e capacità sappia già di cos'è un gasdotto, quali sono gli impatti del gasdotto, quali sono le portate. Ma l'ho anticipata, probabilmente all'epoca si considerava una risorsa importante. No, secondo avere me, un gasdotto secondo in un me territorio. Quando vengono su un territorio, se viene a me un imprenditore e mi dice: sì, no, voglio costruire un albergo, no? E allora si valutano gli impatti, le ricadute, l'affinità con la vocazione di quel territorio vuole avere nel futuro, e si dice: apri le carte e ne parliamo. Purtroppo Vittorio Potì non ebbe modo di approfondire quelle carte, lo iniziò a fare l'amministrazione che è facente funzione, perché Vittorio scomparve improvvisamente nell'ottobre 2011, e ci fu questo convegno. Da subito, prima i cittadini e le associazioni, poi le amministrazioni, i consiglieri comunali hanno preso coscienza di cos'è questo progetto in quel posto, con quelle caratteristiche, e da subito si sono espressi in maniera negativa. Questo per dire cosa, riagganciandomi a Cerano e al referendum famoso? Che quando fai questo tipo di opere,
come recita la Costituzione italiana, articolo 117,1, come recita la Convenzione di Aarhus, che è una convenzione di tipo europeo che è stata diciamo, accolta nella legislazione italiana, bisogna ascoltare i territori che ricevono queste opere. E se i territori non sono d'accordo a ricevere queste opere lì non si fanno, perché è un fatto di democrazia ambientale. Ecco perché tutta questa operazione è stata imposta sui territori, in particolare sul territorio di Melendugno, io parlo di Salento in generale, e non è stata concertata, come ci ha illustrato prima Sandro Fisullo, magari era stato fatto a Lendinus. Probabilmente il 2011 era troppo tardi, ormai era programmata, le cose erano andate molto avanti dal punto di vista della richiesta dei finanziamenti, della progettualità. Che cosa è successo? Direttore, scusi, nel 2011 non avevano iniziato manco lo studio di impatto ambientale. TAP presenta lo studio di impatto ambientale sul finire del 2011. Chiedo scusa se ripiglio la parola per un attimo, chiedo scusa agli amici che devono ancora parlare. Su Vittorio Poti io voglio dire una parola chiara e spero definitiva. Tutte le volte che mi hanno chiesto ma Vittorio Poti eccetera eccetera, allora io Vittorio Poti, che io ho frequentato in amicizia per tantissimi anni, legati da stima e d'amicizia profondissime, mi aveva parlato di San Foca per il porto insistentemente quando io ero assessore, perché la sua fissazione, tra le altre cose, e il suo amore per Melendugno e per San Foca era il porto. Sandro, il porto, io feci quello che era possibile fare, eccetera. Non mi ha mai parlato del problema del gasdotto, mai. È un'infamia, lo dico a chiare lettere, è un'infamia il tentativo di gettare ombre sulla condotta e sulla addirittura di Vittorio Poti. Grazie, Sandro. Vorrei che si smettesse con questa subdola insinuazione calunniosa nei confronti di un galantuomo che ha difeso sempre il suo territorio. Non ci sarebbe stato nulla di male che un sindaco avesse considerato uno stabilimento industriale una ricchezza per il territorio. All'epoca il gas sembrava, no? Il metano ti dà una mano, l'energia pulita, quindi tutti pensavamo che il gas fosse meglio del carbone e probabilmente avremmo tutti detto sì a un gasdotto perché ci sarebbe sembrato meno impattante del carbone. Quindi al limite non ci sarebbe stato nulla di male. La sensibilità ambientale, la popolazione non coinvolta, tutte queste storie, da quello che abbiamo capito, sono iniziate nel 2011-2012, quando i cittadini si sono svegliati, le associazioni si sono mosse, forse era tardi, ormai gli impegni presi a livello internazionale erano stati presi. E che ne pensa Andrea Russo, responsabile ambiente del PD, di questa vicenda? Stiamo parlando della storia, poi veniamo ai giorni nostri, ovviamente. Questo è l'antefatto. Mi sembra corretto, no? Quando cominciamo a ragionare di TAP, visto anche spesso la confusione che c'è intorno al tema, no? Partire che cos'è, no? Il gasdotto e se questo gasdotto serve oppure no. Sandro Frisullo ricorda la storia ormai decennale, no? Rispetto a quello che le politiche energetiche della Regione Puglia, dell'Italia e dell'Europa, dicendo che già 10-15 anni fa ci siamo cominciati a porre il dubbio, no, se la certezza di come ridurre l'uso del carbone. Sindaco Poti diceva che da allora, da 12-13 anni a questa parte, è cambiato il mondo, e questo è vero, ed è cambiata principalmente la sensibilità ambientale dei nostri cittadini, salentini in particolare, ma italiani. Quello che non è cambiato è l'uso del carbone. No? Nella realtà, negli ultimi 15 anni abbiamo continuato a produrre energia elettrica con il carbone, no? Senza colpo ferire. I dati sono chiari, non è cambiato niente. Faccio un passo indietro. 2015, l'Italia insieme a
diciamo, il mondo intero si ritrova a Parigi per discutere di ambiente. Vengono firmati un accordo, l'accordo che prende il nome Accordo di Parigi, in cui il mondo, comprese le grandi nazioni che inquinano di più, come la Cina, l'India, per la prima volta firmano questo accordo, correggetemi se sbaglio, che prevede sostanzialmente questo, quello di bloccare l'innalzamento della temperatura globale a un grado e mezzo, due, rispetto a quella che è la media naturale. Questo innalzamento deriva dall'uso, dall'immissione in atmosfera principalmente di gas serra. Questi gas serra li produciamo tutti nella vita quotidiana, sia per attività industriali, sia rispetto a quello che è la vita. Perché dico questo? Perché l'Italia si impegna come Europa e come nazione a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra. Nel novembre 2017, cioè qualche mese fa, il Consiglio dei Ministri approva il SEN. Il SEN è la Strategia Energetica Nazionale. Questo documento estremamente importante dice una cosa significativa, che l'Italia rinuncia al carbone come fonte fossile per produrre energia elettrica entro il 2025, 5 anni prima rispetto alla data del 2030, che è la data che ci siamo dati per dismettere questa fonte energetica. 5 anni di ritardo, mi sembra. 2020 è l'obbligo. 2030. Sugli accordi di Parigi è 2030. 2020 è dopodomani. 2020 è la data d'inizio. Ho qui gli accordi di Parigi, se poi il sindaco glieli faccio vedere. 2030. Diciamo che anche associazioni ambientaliste nazionali e internazionali vedono negli accordi di Parigi, diciamo, non il massimo del risultato che si poteva ottenere, ma sicuramente un passo avanti rispetto agli accordi di Kyoto. Questo per dire cosa? Approviamo questo documento. Questo documento si impegna l'Italia a non usare più carbone. Il carbone è la fonte più sporca dal punto di vista ambientale che noi abbiamo. Questo nel 2017. Pochi mesi fa. Novembre 2017. Dal 2011 al 2017. Sulla abbiamo continuato a usare il carbone. Sulla TAP che abbiamo fatto? Siamo stati distratti? Arriviamo al tema di oggi. Questa è la cosa. Allora, per dire, i gasdotti servono. Allora, in questo documento, ecco perché lo cito, perché è dell'altro giorno sostanzialmente, di poche settimane fa, cosa si impegna a fare l'Italia? A non usare più carbone e a fare un fortissimo investimento sulle rinnovabili, 35 miliardi, perché la dotazione di questa cosa ha un impegno estremamente importante, 175 miliardi di euro, di cui 35 per le rinnovabili, 110 milioni di euro per l'efficientamento energetico, cioè impariamo a avere lo stesso risultato usando meno energia, e 30 miliardi per le reti elettriche e del gas. Il gas quindi ha un'importanza ancora fondamentale nella strategia di riduzione delle emissioni e soprattutto per spazzare via quella fonte di calore fossile che è il carbone. Allora, voglio dire per amor di verità, non è che il gas sono mammolette, il gas è una fonte inquinante, però il gas inquina molto meno, nonostante c'è chi non la pensa neanche così, però inquina molto meno rispetto al carbone. Allora vogliamo, e qui è in tutto il territorio interessato, chiudere finalmente Cerano, perché Cerano non è stata programmata la chiusura entro il 2020. Mi scusi se interrompo, sulla necessità del gas forse molti concordano, pochi sono contrari. Esatto. Sul perché il gas deve arrivare. Sul perché debba arrivare sulla spiaggia, una delle spiagge più rinomate, allora, quando Salento, lo ricordava Frisullo, cioè San Foca. Credo che su questo quello siamo, molti no, non sono stiamo, d'accordo. Stiamo parlando se servono i gasdotti oppure no. Poi dove arrivano, no? Anche lì siamo, no? ne discutiamo. Ma dopo il nostro problema è quello, diciamo. No? Oggi arrivano, ma molti cittadini si pongono il problema. Dico, ma sti gasdotti servono o no? Servono ancora al giorno d'oggi? Sì, servono perché c'è la differenziazione energetica.
come ci approvvigioniamo. Il gas arriva per la maggior parte dalla Russia, c'è il corridoio sud, è un'opera strategica che è votata dalla Commissione europea. Quindi se il tema di oggi è che se il gas dotte e il gas serve come energia di transizione finché non arriviamo all'uso di quelle benedette energie rinnovabili, fatte bene, perché no? Pannelli fotovoltaici, no? Se fatti male, no? Poi sfreggiano il territorio, come abbiamo visto. Anche su quello ci siamo accorti che forse, anche su quello piuttosto che inondare i nostri campi, avremmo dovuto utilizzare i tetti degli stabilimenti industriali, degli edifici, le zone industriali. Esattamente, è quello il... E forse un gasdotto arriverebbe meglio in una zona industrializzata come Cerano, piuttosto che su una spiaggia ad alto siamo tasso turistico come San Foca, no? Quello che il, diciamo, carta in mano, come è arrivato, detto prima, lei adesso stiamo, diciamo, nella fase in cui, diciamo, la nostra opinione è se questi gas, se il gas serve oppure no. Come energia di transizione serve per spazzare via il carbone, no? Se no stiamo parlando di altro. Ci fermiamo un attimo, una breve pausa pubblicitaria e poi chiediamo anche a Giovanni Zecca e entriamo nel ragionamento di cosa hanno fatto in questi anni i partiti e cosa faranno per questo che è un problema serio del territorio che sta dando tanti problemi dal punto di vista economico. Pensate solo al costo delle forze dell'ordine per proteggere quest'opera strategica, i problemi della salute dei cittadini, la loro incolumità, i disordini che ci stanno portando anche alla ribalta nazionale. Qualche attimo di pubblicità, tra poco.